Continua il costante impegno operativo della Polizia di Stato nell'ambito dei controlli ordinari e straordinari del territorio disposti dal Questore Messina. L'attività, con particolare attenzione alle truffe nei confronti di anziani, i cui ultimi arresti sono stati effettuati venerdì scorso, è stata illustrata in conferenza stampa da Marco Martino, dirigente Squadra Mobile di Torino. In particolare ieri era stata compiuta una truffa in danno di una persona anziana con una tecnica che simulava telefonicamente un bisogno di denaro e oggetti preziosi per la figlia che aveva urgenti necessità. Le capacità di questi soggetti sono appunto quelle di individuare le parti offese, le vittime, persone anziane, persone in difficoltà, conoscere e capirne magari notizie sui nominativi di parenti e altre informazioni preziose che possono poi far cadere in errore la vittima e a quel punto sferrare l'attacco telefonico con una serie di contatti effettuati da una ragazza che si spaccia per essere la figlia e fa credere al padre di aver bisogno di denaro e di aver inviato due persone sotto casa per prendere appunto quelle somme di denaro. Purtroppo la grande capacità tecnica di questi soggetti riesce spesso a far cadere in errore le vittime. Visto che ci sono oggetti preziosi che generalmente non vengono tenuti in sacchi in delle cantine, riteniamo che possano essere oggetto di furto e quindi saremmo ben lieti se qualcuno riconoscesse alcuni degli oggetti per poi raccogliere le denunce di furto e procedere ulteriormente con l'autorità giudiziaria competente. Non è mai dovuta stare raccogliendo i suoi frutti? E piano piano il lavoro che viene concentrato e viene organizzato in maniera strutturata su una serie di soggetti ovviamente poi rende i frutti. Noi abbiamo concentrato su direttiva del questore una serie di attività proprio su questi soggetti e mano a mano si stanno raccogliendo i risultati. Certamente la sinergia che ha citato il questore dell'attività di contrasto delle forze dell'ordine con un'attività tecnica che possa essere svolta anche con l'ausilio delle telecamere porterà a ulteriori risultati. Ritengo che come tutte le tecnologie verranno implementate, speriamo in tempi brevi, speriamo anche non soltanto al Valentino. Grazie. Questa catena dovrebbe essere con le pietre dure. Sicuramente non sono compatibili con lo status, diciamo, sociale.